Cosa sarà mai questo oggetto volante non identificato? Un disco proveniente dallo spazio siderale? Niente di tutto questo, è un aspirante suicida, ovvero un praticante del balco. Questo sport estremo che non sempre viene praticato con piscina. Magaluf è ritenuta la capitale del Balkan, ma la tradizione risale addirittura a 6 secoli fa in Boemia, dove si chiamava defenestrazione e non prevedeva che i praticanti fossero volontari. Oggi la maggior parte dei praticanti di balconing è britannica, una sorta di Brexit alternativa, ma non solo, perché anche alcuni italiani sono stati colti mentre si lanciavano dai balconi. Non tutti i casi di balconing in realtà avvengono a Magaluf, molti sono ambientati in vari punti delle Baleari. Naturalmente, dato che Magaluf è ritenuta una località scandalosa, tutto quello che viene di riprovevole viene attribuito perennemente a Magaluf. In ogni caso, la pratica del balconing comporta 3 rischi serissimi. Il primo e più diffuso è quello di finire ammazzati. Il secondo è quello di restare menomati per tutto il resto della propria vita. Il terzo è quello di atterrare su qualche sventurato che si ritrova sotto di voi al momento dell'impatto e ammazzare una vittima innocente. Per fortuna questo avviene assai di rado. D'altra parte, i praticanti di balconing di solito si schiantano da soli, anche perché non sempre scelgono di tuffarsi in piscina. A volte preferiscono spiaccicarsi sul cemento. Per quale motivo? Ho una mia ipotesi che si basa sulla teoria della deriva dei continenti di Alfred Wegener, cioè lo spostamento delle masse continentali della Terra. Secondo me i praticanti di balconing sono convinti che mentre precipitano nel vuoto, la piscina si sposterà esattamente sotto di loro al momento dell'impatto. A dire il vero, in tutti questi anni non ho mai assistito a un caso di balconing a Magaluf. Tuttavia, un paio di settimane fa, se ne è verificato uno proprio sopra il mio bar preferito, l'Ultimo Paraíso, quando un turista inglese si è gettato sopra la sezione dedicata ai frullati di frutta, salvandosi per miracolo. Ma io lo dico sempre, chi arriva a L'Ultimo Paraíso è sicuramente molto, molto fortunato.